Antonio Saponaro della FIL CGIL, questa mattina avete deciso la serrata praticamente dei cancelli dell'ATAF, di non far uscire nessuna circolare, di lasciare a piedi una città. Perché così e perché all'improvviso così? Allora, innanzitutto sindacalmente non abbiamo deciso niente, è una forma spontanea di lavoratori di protesta a fronte comunque di un excursus di tagli, cioè di un excursus di scioperi che sono stati fatti in azienda. In ultima battuta, ieri in azienda abbiamo saputo, con un incontro avuto con l'azienda, abbiamo saputo che vogliono decurtarci lo stipendio di circa 250 euro al mese a fronte di... Al mese? Al mese, al lavoratore, a fronte di un... Di sovvenzionamenti che la proprietà non ha inviato a questa azienda. E quindi da questo fatto avete fatto dipendere dalla protesta, non altre situazioni, per esempio, cioè il piano di riordino, cioè l'assunzione degli ex APCOA? Allora, l'assunzione degli ex APCOA non è una cosa che ci riguarda, perché anche loro sono lavoratori, hanno diritto di lavorare, assolutamente. Infatti noi abbiamo demandato all'azienda questa decisione, non ci compete. Certo siamo, come dire, contrastiamo l'azienda per quello che vuole fare sul piano industriale. La cosa fondamentale è il taglio sugli stipendi, insomma, il congelamento degli scatti, del premio di risultato che dovevamo già riscuotere e ancora non riscuotiamo. Non ve l'avete dati tempo fino alla fine del mese per cercare di trovare in qualche modo un'intesa? Di sicuro ci eravamo dati tempo fino alla fine del mese, ma l'azienda è già partita in autonomia con l'attuazione di tutto quello che aveva preventivato. Una protesta così clamorosa non la si ricorda forse dai tempi di Ciliberti, giusto? Ma comunque neanche si ricorda una decurtazione dello stipendio da quando è nata questa azienda. Fino a quando pensate di tenere bloccata l'azienda? Fino a quando qualcuno ci darà, cioè fino a quando innanzitutto i lavoratori intendono tenere bloccata l'azienda, fino a quando qualcuno non ci darà risposte concrete. Quali sono le risposte che vi aspettate concrete? Di sicuro cosa succederà nel futuro della nostra azienda. Ok, questo diciamo è un panorama molto più generale, cioè questa mattina per convincervi a ritornare a lavorare cosa devono dirvi? Vorremmo innanzitutto un cenno del prefetto e vorremmo comunque la conferma dell'azienda che non mettano mani ai nostri stipendi. I lavoratori sarebbero pronti anche a fare ulteriori sacrifici, però è da una quindicina d'anni a sta parte che in questa azienda si stanno facendo solo sacrifici. I lavoratori veramente ci stanno mettendo il cuore, l'anima, tutto quello che è inimmaginabile che uno possa fare per la propria azienda, perché sappiamo tutti che lavorando, cioè chi è che ci lavora in questa azienda si è reso responsabile in questi ultimi anni di come sta. Ma perché è così precipitata allora la situazione? È precipitata perché negli ultimi 11 anni sono stati fatti solo sacrifici da parte dei lavoratori, 11-12 anni, sono stati fatti solo sacrifici da parte dei lavoratori e oggi non si sono visti benefici al riguardo di tutti quei sacrifici. Quindi al momento che il comune, l'azienda hanno continuato a chiedere altri sacrifici, i lavoratori, non avendo visto in questi anni un dato positivo, un riscontro positivo economico, allora hanno detto basta e siamo arrivati a questo. C'è una cosa che era inimmaginabile proprio, cioè nessuno se l'aspettava che i lavoratori perdessero le staffe e quindi bloccassero il tutto. Proprio una cosa che nessuno se lo poteva immaginare.